Oltre Povoghera, parte la campagna abbonamenti per la stagione calcistica 2016-2017 e se fai l'abbonamento partecipi all'estrazione di un viaggio di 5 giorni per 2 persone. Per informazioni contatta ora il numero 0383 366215 o scrivi a oltrepovogheramarketing@gmail.com. Buongiorno, siamo nel giardino delle idee dell'associazione Voghera E, prima della pausa estiva e della ripresa della nuova stagione culturale che avverrà a fine agosto, tra l'altro con appuntamenti molto importanti, presentazione di libri, concerti, mostre, anche presentazione di prodotti agroalimentari del territorio. Sappiamo che ci sono degli appuntamenti imminenti, una serata con l'acoustic duo dei Mandolin Brothers che tra poco incontreremo e poi c'è anche un'altra sorpresa e siamo proprio qua con la signora Ghezzi che ce lo sta per raccontare. Infatti, in memoria della strage del 2 agosto avvenuta a Bologna, partirà proprio dalla sede dell'associazione Voghera E in via Cavallotti 16 la staffetta podistica che si muove nell'ambito del territorio pavese. Poi la staffetta proseguirà nelle città simbolo delle stragi, insomma. Quindi noi siamo molto orgogliosi di essere, sede della partenza di questo momento veramente importantissimo, perché non possiamo non ricordare. È nostro compito ricordare. Venerdì 29 luglio alle ore 21 presso la sede dell'associazione Voghera E in via Cavallotti numero 16 ci sarà una serata all'insegna della musica con i Mandolin Brothers Acoustic Duo e siamo qui proprio con i componenti di questo duo, Jimmy Ragazzone e Paolo Canevari. Buongiorno, che repertorio avete preparato per questa serata? Un po' di brani nostri che ormai da anni portiamo in giro, da 15 anni facciamo praticamente solo brani nostri e qualche classico del nostro vecchio repertorio però riarrangiato da noi. A livello di genere musicale, quali sono le vostre radici e a chi vi ispirate? Fondamentalmente blues e country music e anche il rock delle origini, rock and roll delle origini. Come musicisti dal quale abbiamo tratto ispirazione indubbiamente i padri del blues, da Muddy Waters a Robert Johnson, dai Rolling Stones, fino a cose un po' più orientate verso il folk, quali Crosby, Stills, Nash & Young, senza dimenticare ovviamente Bob Dylan. Il profeta. L'esordio della vostra band risale al settembre del 1979. Quanto è cambiato il vostro modo di fare musica da allora? Abbiamo imparato due cose. A suonare, no scherzo, qualcosina abbiamo imparato, è cambiato molto, adesso cerchiamo di essere accordati. Finita l'estate, parti con una nuova campagna pubblicitaria per la tua attività. Grazie ai nostri banner e video possiamo permetterti di raggiungere in pochi giorni decine di migliaia di nuovi clienti. E per venire incontro ad ogni tua esigenza abbiamo deciso che il prezzo lo decidi tu. Chiama sin da ora questo numero o scrivi a spot@occhiopavese.it. Da settembre riparti con noi, riparti con Occhio Pavese.